Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di prodotti finiti. Mi dispiace che è un pochino tardi, oggi avevo progettato di girare un po' di video, mi sono anche tutta bella truccata e di questo trucco troverete il tutorial. E mi sono persa via comunque a truccarmi. In realtà ero partita che volevo fare una cosa leggera giusto per girare il video dopo e girare insomma un po' di video, quindi essere presentabile. Alla fine è venuta fuori questa roba qui con tanto di ciglia finte. E vabbè, è andata così. Solo che poi tra una cosa e l'altra mi sono persa via e quindi in realtà oggi mi sa che con questo trucco riuscirò a girare un solo video. E un po' mi dispiace perché sono sempre tutta mezza sfatta una volta che sono bella truccata. Vabbè, pazienza. Allora, iniziamo subito. Video di prodotti finiti. Ne ho un pochino in realtà. E iniziamo subito al volo, ve li faccio vedere. Allora, due prodotti per capelli, sono due colorazioni. Pensavo di avere anche il tubetto da qualche parte, però in qua nel sacchetto non so perché ho solo questo, vabbè. E sono questi qui di cui forse vi ho già parlato, adesso mi viene il dubbio. Comunque sono due colorazioni per capelli della Vital Care. E le chiama colorazioni semi permanenti perché effettivamente dopo un po' vanno via. Allora, io ho usato diverse confezioni di questa qui scura quando avevo fatto appunto il viola e vi ho fatto una recensione perché in realtà è un prodotto secondo me pessimo, non tanto per il prodotto in sé, ma per il colore che ne è uscito, nel senso che dopo aver fatto questo, che come vedete dovrebbe risultare un bel viola. In realtà mi era uscito praticamente blu. Da lì il verde che adesso io non riesco più a togliere, nel senso che comunque la deco ti rende i capelli gialli, quelli più chiari, magari anche bianchi, le fortunate che sono magari già biondi. Io avendo comunque il capello scuro sono riuscita a portarlo a un biondo, e quindi comunque mi aspettavo di avere un risultato del genere. E invece praticamente cosa succede? Che al primo lavaggio, ma già al primo lavaggio stesso quando voi lo sciacquate, perde tutta la parte rossa, perché il viola si fa, vabbè, è elementare, però col blu e il rosso perde tutta la componente rossa, rimanendo praticamente solo il blu. Finché il blu ancora va bene, non è il colore che io volevo, però comunque era un bel colore. Il problema è che poi il blu va a scaricare, diventa un azzurrino, ma poi quando perde butta fuori il giallo che voi avete sotto e quindi diventa un verde ed è una roba terrificante. È per questo che poi io avevo provato a prendere anche la versione rosa, questo bel rosa shocking che non ho utilizzato da solo, ma in realtà l'ho utilizzato in combo proprio per scaldare un pochettino di più la colorazione in modo da ridargli quella componente rossastra che col lavaggio veniva via. Il risultato però purtroppo non è stato quello che mi aspettavo, quindi queste colorazioni è vero che costano poco, però bisogna fare un pochettino attenzione perché i risultati appunto potrebbero essere inaspettati. Magari questo da solo poteva anche essere carino, nel senso che essendo molto rosso, è difficile che scarichi la parte rossa e rimanga solo quella blu come in questo caso, quindi magari questo da solo è anche più carino. Io non ve lo so dire perché non l'ho fatto per ottenere il rosa, ma proprio per scaldare un po' il viola. In generale, però, a me non sono piaciuti tanto per questi motivi. È vero che il prezzo è molto basso perché costano meno di 5 € e io li avevo trovati in offerta alla metà addirittura, quindi comunque meno di 3 € li avevo pagati. Che se avete, se siete certe, insomma, che comunque quello che esce è un colore che poi vi piace, può anche andare bene, è una cosa comoda, il tubetto è grande, ci fate più applicazioni, quindi se non avete molte pretese e volete tentare, avevano anche una buona durata, tra virgolette, nel senso che poi dipende anche da quanti lavaggi fate. Però il fatto che purtroppo il colore non sia stato fedele a quello che è rappresentato qui e a quello che mi aspettavo, mi ha un po' fatto girare le scatole, soprattutto perché più che altro perché io non volevo il blu, quindi cioè qua c'è un viola, mi esco blu e soprattutto per il dopo blu che vabbè. Poi ho finito e anche qua dovrei avere il vasetto di vetro da qualche parte, ma
questa confezione di oli essenziali alla citronella acquistati da DM della linea Profissimo. Sono oli essenziali che in realtà io non ho ancora ben capito se sono puri o meno, nel senso che dice 100% qualcosa in tedesco e li chiama proprio oli essenziali, senza aggiunta di alcol, conservanti, emulsionanti e aromi artificiali, ideali per profumare gli ambienti, sauna, aromaterapia, potpourri. Da quello che dice qui, quindi, si potrebbero utilizzare appunto anche sul corpo o sul viso, ovviamente sempre con le dovute accortezze, però non mi sono tanto mai fidata di questa cosa e quindi in realtà li ho utilizzati poco in quel senso, però li ho utilizzati molto proprio per l'aromaterapia, per profumare gli ambienti, nel deumidificatore, queste cose qua. E questo qua in particolare alla citronella l'ho consumato tanto appunto d'estate, perché qua è pieno di zanzare e a me pungono subitissimo. Quindi per me è stato molto utile per questo motivo. Devo dire che questi oli essenziali costano poco, ecco, non saranno essenziali eppure al 100%, lo ripeto, bisognerebbe un attimino andare a vedere l'INCI, che però in realtà è composto da anche diverse sostanze che potrebbero essere allergeniche, tipo geranio, linalool, limonene, queste cose qua, per questo che io non mi sono mai fidata. Però insomma, come profumi, come persistenza del profumo, come appunto olietti da aromaterapia possono anche andare bene. Il loro prezzo è molto basso, vengono 1,99 euro, per cui ne ho comprati diversi di questi. Ho appunto questo qua, lemongrass alla lavanda, che l'ho comprato diverse volte, 2 o 3 volte. Ho quello all'arancio, anche quello ho comprato un paio di volte. Poi c'è l'eucalipto, ci sono tante varianti, per cui potrebbero essere interessanti, dategli un'occhiata. Poi, terminato un olio corpo, questo è di Botanica, che è una linea che potete, non so se si vede perché è tutto trasparente, è una linea che potete trovare come si dice, MD, che non è DM ma è MD, e hanno appunto questa linea con attivi di origine biologica, anche qua un grosso punto di domanda ovviamente. Su effettivamente la purezza, diciamo così, degli ingredienti biologici che dovrebbe contenere. Però ecco, non si spaccia come un prodotto biologico perché comunque non c'è certificazione di nessun tipo, quindi non è un prodotto biologico, ma ha degli ingredienti comunque naturali, chiamiamoli così. È un olio corpo emolliente nutriente, ovviamente, con olio di mandorle dolci e olio di argan. E dice che ha appunto olio di mandorle dolci, olio di argan, olio di riso, estratto di calendula e vitamina E. Ha un 6 mesi di PAO e sono quanti ml? 200 ml costava sui 2-3 euro. Devo dire che anche se non è un prodotto appunto biologico, ma non me l'aspettavo, è un prodotto che mi è piaciuto molto, non moltissimo, ma mi è piaciuto comunque per il rapporto qualità-quantità-prezzo. E mi è piaciuto anche il fatto che la confezione sia in plastica perché lo rende molto comodo da tenere, per esempio, nella doccia, nella vasca, insomma, quello che avete. Da utilizzare subito dopo il bagno e l'ho fatto veramente fuori in poco tempo e l'ho usato con piacere e devo dire che mi sono trovata bene. Potrei ricomprarlo, ovvio, non è l'olio degli oli, non è la cosa più preziosa e stupenda di questo mondo. Ci sono oli corpo ovviamente più pregiati e fatti meglio sicuramente rispetto a questo, però questo per il prezzo che ha e per la facile reperibilità che ha, perché alla fine è un prodotto di discount, mi è piaciuto e una volta che avrò terminato qualche scorta, insomma, dei 1.000 oli che ho in giro, sicuramente potrebbe essere un prodotto che andrei a ricomprare, perché no? Sì. Poi, allora, finito uno shampoo, eccolo qui.
Questo è il classico shampoo Pantene, quindi niente di biologico, niente di naturale, niente di niente. Ma è uno dei miei shampoo non naturali, diciamo così, preferiti. O più che altro, diciamo che è quello che utilizzava sempre mia mamma, che quindi ero abituata a trovarmi in doccia quando era lei che si occupava della spesa e che quindi comprava le cose per lavarsi. E io non ci pensavo neanche, proprio non avevo preferenze, quello che trovavo, trovavo. Abbiamo tutti e due i capelli comunque lunghi e tendenzialmente lisci e un po' appesantiti, quindi cerchiamo sempre qualcosa che dia un po' di volume. Ed effettivamente questa linea, appunto, che è quella volume di Pantene, è molto buona. Questa è la versione 2 in 1 shampoo e balsamo, ed effettivamente la parte balsamo all'interno del prodotto si sente, non è quei duo che non servono a niente perché in realtà non vanno poi ad ammorbidire, a districare, ma effettivamente io mi trovavo molto bene. Questo l'avevo ricomprato perché avevo trovato in offerta una confezione doppia da due che costava pochissimo, e siccome era un periodo in cui ero un po' soddisfatta dei vari shampoo e balsami biologici che stavo testando, sono tornata a lui perché appunto l'ho vista in offerta, anche perché il mio capello è molto difficile da gestire e da trattare. Quindi diciamo che alterno un pochettino un prodotto un po' più naturale con invece qualcosa di un pochettino più siliconico, un po' più strong e chimico, ma che mi dà visivamente e soprattutto, non tanto visivamente, ma più che altro proprio per comodità mia quando li lavo e quando li asciugo e li pettino, mi aiuta a districarli meglio. E quindi questo sicuramente, per chi appunto non ha esigenze particolari per quanto riguarda il bio, il naturale, è un prodotto ottimo che vi consiglio. C'è sia shampoo e balsamo separati, oppure questa è la versione che li unisce. Non so se lo andrò a ricomprare, nel senso che comunque lo conosco bene ed è usato tanti tanti anni, e adesso sto un po' cambiando e sto cercando di provare cose diverse, quindi probabilmente non lo andrò a ricomprare in modo specifico questo, ma semplicemente per questo motivo, non perché non mi sia trovata bene, perché appunto l'ho utilizzato per anni. Ups. Poi, altro prodotto per capelli. Garnier Fructis, la famosissima maschera alla banana, la Fire Food. Questa è quella appunto banana versione nutriente. Ho provato anche quella che infatti sta qua dentro, le ho tutte e due, alla papaya riparatrice. E devo dirvi la verità, io ho preferito la versione riparatrice alla papaya per diversi fattori. Prima di tutto il profumo, io continuo a preferire la papaya piuttosto che la banana. Non lo so, l'odore di banana non è che mi sconfinfera, è un odore dolce, ma non lo so, preferisco mangiarla, che però non ha un odore, non lo so. Mentre questo qua, la papaya, aveva anche un buon profumo. Più buono l'odore di questa che il sapore effettivo poi della papaya in bocca. Vabbè. Comunque, effettivamente quello che dicono fanno, nel senso che questa è riparatrice e io ho notato effettivamente un risultato migliore sui miei capelli, che sono molto esigenti da questo punto di vista. Questa invece è nutriente, quindi diciamo che per quanto riguarda il districare i capelli, renderli più morbidi, più pettinabili, sì, dovrebbero farlo entrambe, ma effettivamente questa, andando proprio a riparare un po' di più il capello mio che è sfibrato, rovinato, secco, agisce molto meglio rispetto a questa. Quindi mi sono piaciute entrambe, però se dovessi scegliere quale riacquistare, io riacquisterei questa qui, sicuramente. Questa, se dovessi trovarla in offerta e questa non c'è, sì, mi è comunque piaciuta molto, però questa per me ha qualcosa in più e quindi ricomprerei questa qui riparatrice. Poi vabbè, dettagli tecnici, sono 390 ml, esatto, 12 mesi di PAO, e il prezzo dipende dove l'acquistate e con che prezzo la trovate. Comunque sì, aggira su 5, 6, 7 euro. Che poi potete appunto trovare anche in sconto. Io le avevo sempre acquistate scontate, non ricordo in questo momento il prezzo, però insomma ci sono poi tutti i video sul canale, quindi li trovate se spulciate un po', però comunque sempre in offerta, un prezzo basso, 4 euro, 4-5 euro credo, non di più.
e comunque sono veramente prodotti ottimi. Ovviamente ce ne sono altri di questa linea, io per il momento non li ho ancora provati, però sono curiosa. Mi stava cascando. Poi un prodotto invece corpo, ho finito questo qui, ve ne avevo appunto parlato anche questo nel video haul, mi sembra di averlo acquistato da Acqua e Sapone se non sbaglio, ed è la prima volta che lo provavo, sia la linea Sei Sol che questo prodotto in generale. E devo dire che non mi è dispiaciuto. Allora, è appunto un trusto scrub per il corpo con burro di karité, estratto di guaranà, olio di argan e serve appunto, dice, il rinnovamento cutaneo per una pelle vitale e luminosa, esfoglia e rigenera la pelle. All'interno c'è anche la spatolina e voi ogni volta dovete andare, diciamo, a mescolare un po' per rimettere a posto le varie componenti, perché la parte oleosa e la parte invece salina vanno a dividersi e quindi va un po', diciamo, mescolato. Però devo dire che mi sono trovata molto bene. L'avevo pagato non tantissimo rispetto a altri scrub in commercio, considerando anche che sono 600 grammi, quindi non poco. Credo di averlo consumato in un paio di mesi, forse 3 mesi, adesso non ricordo precisamente, però devo dire che mi sono trovata bene, ha dei grani abbastanza grossi, quindi si sente, però comunque la componente oleosa fa sì che il prodotto non sia troppo aggressivo, quindi c'è, fa una bella azione scrubbante, meccanica, però comunque non l'ho trovato troppo, per la mia pelle, che comunque è una pelle sensibile, quindi mi sono trovata molto bene. Anche in questo caso, essendo che mi piace cambiare e avendo comunque già delle altre scorte, sicuramente è un prodotto che non vado a riacquistare subito nell'immediato, però se dovessi trovarlo in offerta, anche questo può essere che se dovessi trovarlo in offerta, potrei riacquistarlo tranquillamente. Mi si sta staccando la ciglia. Nel frattempo ho tolto le ciglia finte perché mi stavano dando fastidio agli occhi e quest'occhio mi lacrima, quindi mi davano fastidio. Ho detto, vabbè, dai, togliamole. Pazienza, mi dispiace un po', però vabbè, fa niente. Poi, prossimo prodotto. Allora, questo è un prodotto di Vichy. Ecco qui. Ed è praticamente un doccia gel. Si chiama Douche Spa Gel Cream con acqua termale di WC e 15 minerali, burro di karité e argilla bianca. È un prodotto sia idratante che delicato per pelli sensibili ed effettivamente lo era. Questo era un regalo, ecco, non l'ho acquistato, quindi non vi so dire il prezzo. L'ho usato con piacere, però devo dirvi la verità. Non mi ha sconfiferato più di tanto, mi aspettavo qualcosa di meglio. Allora, in punto primo, la confezione si è rotta immediatamente, infatti vedete che non c'è il tappo. E già questa cosa mi aveva fatto girare le scatole subito, anzi mi ero anche tagliata qua con la confezione perché si era rotta e quindi poi mi ero pure tagliata. Il buchino è piccolissimo, ma è proprio minuscolo, quindi ogni volta per farlo uscire bisognava schiacciare, stare lì 2 ore, una fatica. E in più la consistenza, infatti qualcosa è rimasto dentro perché poi mi sono rotta l'anima e ho detto ascolta, pace. Infatti si vede qua che c'è ancora un po' di prodotto. Sinceramente niente di che, non ho, cioè per essere un prodotto comunque costoso, suppongo, essendo di Vichy, io mi aspettavo qualcosina di più. Vero che era molto molto delicato, fin troppo, nel senso che un po' come i prodotti biologici mi dava quasi l'idea di non pulire bene perché era proprio super delicato, non faceva schiuma. Quindi sì, idratante, sicuramente per pelli sensibili va benissimo, essendo così delicato. Però a me non mi ha soddisfatto molto. E in più la confezione è molto molto piccola, quindi è vero che talmente fatica si faceva a farlo uscire che ne usavi poco perché poi ti stufavi di schiacciare e quindi comunque un po' è durato, ma io sinceramente non vedevo l'ora di finirlo, quindi sicuramente è un prodotto che io per me non lo andrei ad acquistare.
ho qui trovato l'olio essenziale di cui vi parlavo prima, questa è la confezione, quindi quello che vi ho fatto vedere prima alla citronella è questo qui, che è proprio finito, non c'è dentro più nulla, peccato, no. Sentiamo se si sente ancora l'odore. Si sente tantissimo. E questo però, a differenza di quello alla lavanda e di quello all'arancio, che sono profumazioni piacevoli, e quindi per esempio io uno di quelli alla lavanda l'ho tenuto così, che ce l'ho nel cassetto del comodino, anche da annusare prima di andare a dormire, perché comunque è piacevole l'odore. Questo è non tanto, è proprio... Sono puri però come odori, come fragranze effettivamente, non sembrano artefatti artificiali, perché... Effettivamente sa di lemongrass e io so com'è il sapore di lemongrass perché va bene, ho mangiato tantissimo in Thailandia e i vari però è buono, cioè nel senso mi ricorda sì, mi ricorda la Thailandia e dicevo comunque lo conosco perché appunto ne ho mangiato tanto e anche qua quando Nicola vuole rifare le ricette asiatiche che lo acquista ha un odore particolare, ecco, non male. Poi allora, ecco, altro prodotto per capelli. Questa è una maschera colorante, quindi torniamo sul tema colore. Ne ho provate tante di queste cose proprio perché purtroppo non riesco a trovare una soluzione a questi capelli. Questi prodottini erano tutti prodottini che andavo a utilizzare per mantenere il colore, ecco. Questa è appunto un viola. Anche questa la usavo insieme alle altre due che avete visto prima. Alcune volte facevo anche proprio un mix di tutto per avere più prodotto da mettere sui capelli in modo che prendesse di più. Devo dire che questa mi è piaciuta un pelo di più rispetto agli altri perché il colore risultava più fedele. È vero che poi io li mischiavo, quindi dovrei provare a riacquistarla per vedere effettivamente com'è il risultato. Però questa è. Può anche essere un prodotto riflessante, nel senso che se siete bionde ovviamente dovrebbe venire un colore così, ma se siete più scure viene anche solo un riflesso, vedete? Quindi in realtà è un prodotto che comunque a prescindere si può utilizzare ed ha appunto questo riflesso violaceo. Questa, considerando la quantità che sono 300 ml e il prezzo, anche questo l'avevo preso in offerta, sempre tutto in offerta ovviamente. Sicuramente non è male, ecco, tra le due, se dovessi scegliere di andare ad acquistare qualcosa, credo che punterei su questa, anche per il packaging che comunque è comodo perché è fatto così che schiacciate e quindi era comoda da utilizzare. Ovviamente ci fate più e più applicazioni a seconda di quanto ne mettete. Ovviamente non dura, non ha ammoniaca, eccetera, non dura tantissimo, dura sui 4 shampoo, secondo me anche un po' meno, qua dice 4, ma 3 shampoo, ecco, diciamo così. Sì, questa non mi è dispiaciuta dopo tutto come prodottino, quindi questa potrei, se la trovo in offerta, riacquistarla a prezzo pieno, no? Perché se non sbaglio a prezzo pieno viene sugli 8 euro. Forse no, dipende, insomma, dovrei devo testare altri prodotti e vedere. Per il momento sì, poi se trovo qualcosa di meglio, ovviamente questa, ciao. Poi altro prodotto per capelli, questa mi è piaciuta tantissimo, è una maschera di pH Bio, quindi biologica. Questa è certificata, è scritto talmente piccolo che non riesco a vedere. Vegan Ok, Hayab, sì. Sono 200 ml per 6 mesi di PAO e questa è la variante alla canapa di stricante, io anche quella alla castagna e anche forse un'altra, però per il momento ho provato questa alla canapa. Spettacolare. Allora, l'odore è effettivamente quello, quindi non ci si scappa, quindi deve un po' piacere, nel senso che insomma, c'ha quell'odorino lì. Però, insomma, a me non dispiace. L'effetto era veramente wow, nel senso che era super districante, una delle maschere comunque migliori provate. Forse anche
Adesso avrei dovuto provarli insieme per paragonarle, però sicuramente siamo ai livelli Air Food di Garnier, se non addirittura meglio, ecco. Forse l'unica, diciamo, pecca che ha è proprio la quantità, nel senso che io una confezione così la faccio fuori in pochissimo tempo e il prezzo, essendo un prodotto biologico, non è tra i più convenienti, nel senso non costa tantissimo. Però, se non sbaglio, una confezione così comunque sui 4 euro stava, considerando che Garnier è quasi il doppio e l'ho pagata più o meno in offerta la stessa cifra, forse per una questione proprio di prezzo punterei su altro. Però in realtà questa mi è piaciuta tantissimo, quindi vaffanculo quanto costa, se dovessi ritrovarla, credo proprio che la riacquisterei perché mi è piaciuta veramente, veramente tanto, tanto, tanto. Ed è appunto questa qui, districante alla canapa. Top. Poi, ultimi prodottini, ci siamo quasi. Ah, ovviamente non poteva mancare come sempre un deodorante di balea, questi ci sono in ogni mio video di prodotti finiti. E questo era i fiori. Io preferisco le varianti alla frutta, diciamo così, rispetto a quelle ai fiori come profumazione. Però, insomma, stesso discorso, mi piacciono molto questi deodoranti. Hanno un packaging, come vedete, stupendo, bellissimo. Mi piacciono molto. 200 ml, costano poco, costano 1 euro. Non hanno una durata di 24 ore come è indicato qua, perché secondo me durano meno, poi dipende da quanto sudate voi, ma io ultimamente sudo tanto e puzzo, quindi probabilmente tutta la giornata no, però riapplicato anche magari 2 volte durante la giornata ci sta. E io queste, come vi dico sempre, le uso un po' in realtà su tutto il corpo, un po' così per profumarmi. E solito top, non questa in particolare perché questa la profumazione non mi ha fatto impazzire, però in generale come prodotto sapete che mi piace tanto e lo compro sempre. Poi ultimi due prodotti, due oli. Allora, uno è un olio per capelli ed è di Nashi Argan. Questo è una bomba. Allora, è piccolino ed è proprio una piccola boccettina di elisir preziosissimo per i miei capelli. Perché è uno degli oli migliori per quanto mi riguarda, cioè mai provati da me, per quanto riguarda appunto la cura del capello. Mi piace tantissimo, veramente super efficace. Ovviamente anche qua confezione piccola, quindi consumato anche velocemente. Ne ho un'altra però nelle scorte che è lì che non apro perché non voglio consumare. E costa parecchio perché questa boccettina, se non sbaglio, costa sui 14 euro. Adesso vediamo gli ml dove sta scritto. Dove sta scritto? 30 ml. È vero che se ne usa poco, ne va usato poco. Si applica sui capelli a capello bagnato, quindi io lo mettevo subito dopo aver fatto la doccia, uscivo, tamponavo un po' i capelli e poi, appunto, prima di asciugarli, mettevo subito questo. Mettevo il turbante, facevo le altre cose e poi dopo un po', quando mi girava che volevo asciugarli, toglievo il turbante, mi asciugavo, i capelli erano molto più morbidi, più lisci, più luminosi, più districati. Assolutamente un ottimo, ottimo, ottimo prodotto. Peccato il prezzo, perché il prezzo purtroppo è elevato e quindi io in realtà ho trovato un sostituto che è un prodotto che potete trovare al DM di una linea che adesso non mi ricordo come si chiamava perché è un nome tedesco complicato, quindi non è Balea ma è un'altra linea che potete trovare appunto al DM e quello costa sui 5 euro ed è un bel boccettone. E quindi diciamo che appunto per questo motivo, cioè per il prezzo, l'ho un po' sostituito e non l'ho riacquistato. Però l'ho usato veramente con piacere, quindi se vi va di provarlo e volete spendere qualche soldino in più, sicuramente questo ne vale la pena, sicuramente. Io per il momento no, non lo riacquisto perché appunto ho quello lì del DM da finire, ho altri prodottini. E appunto ne ho un altro in scorta, quindi per il momento no. Se poi mi rendo conto che mi dovesse mancare e che effettivamente questo faceva la differenza rispetto a tutti gli altri, potrei
Perché no? Magari in offerta, magari con i saldi, ecco, vediamo. Però veramente prodotto ottimo. E per finire, invece, un olio corpo, olio di mandorle dolci. Questo qui è di Thea Natura, che è un brand che potete reperire su Eccoverde. Infatti, io l'avevo acquistato appunto su Eccoverde, nel mio primo ordine forse. Dove vi dicevo che appunto ero rimasta un po' malino perché 100 ml li avevo pagati un po' rispetto a quello che poi è stata l'offerta che ho avuto poi sul mercato di altri prodotti, diciamo così. E quindi è un prodotto sicuramente ottimo dal punto di vista del prodotto in sé, per il fatto che sia biologico e quant'altro, certificato, vegan ok. EcoPack Tea, noi e voi tea, vabbè, Thea prodotti, Thea Natura, prodotti naturali, come ingrediente ovviamente c'è solo l'olio di mandorle dolci e niente, sicuramente un prodotto super valido, diciamo così. L'unica cosa, ecco, anche qua è sempre il rapporto quantità-prezzo, perché 100 ml li avevo pagati, se non sbaglio, quasi 6 euro, 5-6 euro, facciamo anche 5. Tenete presente però, per fare un paragone di quelli più semplici, anche per quanto riguarda la reperibilità, gli oli, per esempio l'olio di mandorle dolci dei provenzali, per esempio, anche quello non è certificato, ma comunque è un olio puro, c'è cioè la versione profumata oppure anche quella senza profumo, e sono tipo 250 ml se non sbaglio, ma mettiamo anche 200. Il prezzo è lo stesso, addirittura io l'ho trovato anche a meno. Per questo motivo, questo è un prodotto che non riacquisterei a meno che dovessi trovarlo, no, a 2 euro. Allora sì, se no, sinceramente ci sono veramente tanti altri oli di mandorle, comunque puri, validi in commercio, che secondo me non vale la pena di acquistare questo, considerando che poi dovete fare l'ordine, ci sono le spese di spedizione. È vero che io cerco sempre di arrivare alla cifra per far sì che le spese di spedizione non le pago, però comunque vado a risparmiare quei 5-6 euro di questo prodotto e li investo in qualcos'altro, in un siero, in un contorno occhi, in una essence, in qualsiasi altra cosa, perché so che comunque questo posso reperirlo anche altrove di un altro marchio, ma comunque sempre efficace. E ci siamo, abbiamo finito. Questi erano appunto i prodotti di quest'oggi. In realtà avevo in programma appunto altri video, però si è fatta l'ora di cena, quindi vediamo se riesco a girare altro. E in ogni caso io spero che insomma di avervi tenuto un po' di compagnia e lasciatemi magari qualche commento qua sotto che sapete che mi fa sempre piacere sapere la vostra. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione!